Allora, io vorrei partire da una delle ultime affermazioni che ho sentito adesso, no? Che ce ne siamo fregati dei lavoratori, della clausola sociale. Beh, vorrei ricordare all'Aula che nel 2017, prima ancora che la clausola sociale fosse obbligatoria, era obbligatoria per legge, ed era ancora facoltativa, con una delibera di della Giunta con un preciso indirizzo, noi abbiamo reso obbligatoria la clausola sociale, ripeto, prima ancora che fosse obbligatoria per legge, perché era ancora facoltativa. Poi ho sentito parlare di prezzi paragonabili, se non inferiori, a quelli che vengono corrisposti per un pasto ai nostri amici a quattro zampe, che sicuramente sono secondari rispetto a quello che dobbiamo offrire ai bambini. Allora, il prezzo base d'asta che è stato dato a me risulta ammontare a 5,52 euro. Scusate il pubblico, fate silenzio e fate terminare l'intervento. Fate terminare l'intervento. Grazie. Prosegua, consigliera. Sì, Presidente, sto cercando di recuperarmi dei dati, no? Anche perché prima dell'inizio della seduta mi è stato chiesto proprio dal gruppo del PD per bocca del consigliere Corsetti, perdonatemi con i nomi, ogni tanto mi perdo, è stato chiesto dal consigliere Corsetti di fare una commissione sul tema. E ho risposto e ho poi anche verificato che la commissione sicuramente verrà fatta, ma che in questo momento non è opportuno perché il bando per la refezione scolastica negli istituti di Roma Capitale non è stato ancora aggiudicato. Fate terminare l'intervento. Fate terminare l'intervento. Prosegua, consigliera. Fate terminare l'intervento. In democrazia si ascolta e si rispettano tutti, anche chi può dire cose diverse o non condivise. Fate terminare l'intervento. Chiedo al pubblico la cortesia di fare silenzio. Grazie. A me risulta che la commissione di gara non ha terminato i suoi lavori e sta eseguendo tutti i passaggi procedurali previsti dalle norme di legge. Al termine di questo processo, che a me risulta non essere stato ancora concluso, e ancora, mi dispiace, l'amministrazione capitolina. Però Presidente, però mi perdoni, io ho ascoltato in silenzio, ho ascoltato insulti e accuse, vorrei avere il diritto di replicare. Grazie. scusate, al pubblico però si stanno dando delle spiegazioni a delle osservazioni, quindi se si ascolta si ha la possibilità di comprendere qualcosa, poi si può non essere d'accordo, per carità, ma è obbligo ascoltare in silenzio perché magari si può avere qualche elemento in più utile al dibattito. Prego, consigliera. Grazie Presidente. Voglio anche, prima ancora di andare avanti nel mio ragionamento, voglio anche dire che domani è previsto un incontro con le sigle sindacali. Ancora, non costringetemi a sospendere la seduta, per favore. Rispettate chi sta intervenendo.
Facciamo terminare l'intervento della consigliera Zotto. Ripeto, si può non essere d'accordo, ma si ascolta, funziona così. Prego, consigliera. Allora, dicevo che domani è previsto un incontro con le sigle sindacali CGL, CISL e UIL proprio sul tema. Allora, ritornando al ragionamento relativo al bando, al termine del processo di espletamento di tutto quanto è connesso a un bando, l'amministrazione capitolina si assicurerà che vengano garantite la qualità del servizio e la tutela dei diritti dei lavoratori. Ripeto, già nel 2017 noi abbiamo inserito la clausola sociale a tutela dei lavoratori. Quindi riteniamo arbitraria e prematura una preoccupazione laddove ancora si è in fase di lavorazione, se così si può dire, del bando. Il quale bando, la quale conclusione poi, a me risulta, debba essere sottoposta all'ANAC per tutto quello che è ovviamente di competenza dell'ANAC. Che altro posso dire? Come Commissione Scuola, come noi abbiamo fatto una serie di riunioni, anche congiuntamente con la Commissione Ambiente, devo dire, proprio per garantire la qualità del cibo, proprio in tutela appunto dei bambini. Abbiamo inserito il biologico già c'era, abbiamo inserito il chilometro zero, abbiamo prestato una particolare attenzione, ripeto, alla qualità del cibo. C'è anche una novità, mi risulta essere anche una novità quella di quest'anno, abbiamo inserito lo chiamiamo cibo solidale per i paesi terremotati. Quindi aggiungo ancora che l'offerta non è relativa al prezzo più basso, ma è relativa al prezzo più vantaggioso. Quindi c'è una differenza. Scusate, scusate, però non siamo a un dibattito, non siamo a un bar, siamo in un'aula istituzionale. Cerchiamo di rispettare l'aula e quello che l'aula rappresenta e poi possibilmente anche chi interviene. È anche nel vostro interesse. Prego, consigliera, concluda. Quindi, in sintesi, no? Volendo sintetizzare, la gara non è conclusa, l'ANAC ancora non si è espresso e quindi è un fatto di legge, no? di procedura chiedere il parere dell'ANAC. Domani c'è l'incontro con i sindacati. Le indicazioni riguardo al cibo sono finalizzate a un cibo di grande qualità. Quindi è prematuro, va bene, allora siccome non interessa, ma evidentemente conviene ascoltare quello che si vuole ascoltare, ritengo che tale mozione non possa essere accoglibile perché le procedure ancora non si sono espletate, quindi inviterei i proponenti eventualmente a riproporla nel momento in cui tutto l'iter si è concluso e nel momento in cui andremo a verificare che il prezzo per il cibo ai bambini magari sarà di 2,8 euro, che i lavoratori non saranno stati adeguatamente tutelati, che magari avremo favorito più i cani che non i bambini e che magari in tutto le indicazioni che abbiamo dato come indicazione il cibo di scarsissima qualità. Quindi io veramente inviterei i proponenti a ritirare la mozione, ad aspettare semmai anche l'incontro con i... Onorevole Fassina, mi dispiace, la gara non è conclusa. Evidentemente, e noi non possiamo. Cerchiamo di rivolgerci. Allora, sulle voci di corridoio, io non credo che sia legittimo ritirare una gara laddove ancora si è in espletamento di gara.
Quindi noi ci asterremo nel caso in cui si dovesse andare al voto, ci asterremo e ci riserveremo di affrontare nei termini giusti quello che sarà poi la risultanza di un bando. Grazie, consigliera, anche per la chiarezza.